Passato, però guardando lo scorso campionato hai chiuso contro il Verona, se non ricordo male, con un gol anche, quindi adesso aspettiamo. Speriamo di farne altri. Esatto. Sì, era una partita. Sì, per noi è una partita fondamentale, diciamo che gli ultimi 2-3 mesi nessuno ci davano tutti per morti, spacciati. Siamo riusciti a fare un qualcosa di importante e adesso è importante fare qualcosa qui, quindi siamo qui apposta. Come reagisci quando un po' tutti, allenatore, dirigenti, dicono beh, Maresca ha un profilo, diciamo, anche internazionale, è stato un grande ed è un grande giocatore, quindi sarà importante nello spogliatoio come giocatore d'esperienza? Immagino che sì, Becchi ha detto questo, però poi ha detto però non l'abbiamo preso come soprammobile, cioè, mi aspetto anche molto sul campo. Ma no, è quello che un po' ti dicevo all'inizio. I giocatori di esperienza vanno bene, ma comunque devono dare un contributo anche sul campo. Anche perché alla fine la cosa più importante è il rettangolo del gioco, anche per i giovani. Tu puoi comunque dirgli una parola nei momenti di difficoltà, però se comunque dai l'esempio nel campo è un discorso diverso. Allora accompagni sia la parola con l'esempio, e quello prende più forza. Quindi io sono venuto qua per mettermi a disposizione della società, sia come esperienza sia come giocatore, ma soprattutto per dare il mio contributo sul campo. Ciao, Matteo Fontana, Corriere di Verona. È un Verona, tu sei stato, hai avuto un'esperienza in Parenze importanti, esperienze vincenti in Spagna, ecco, cioè in questo Verona che fa anche del possesso palla una caratteristica tipica, in questo lo dicono i numeri. C'è un'affinità con quella che è la tua esperienza in una grande realtà, in particolare quella del Siviglia, in cui hai vinto e vinto da protagonista? Ma tipo diciamo di gioco? Che, sì, il gioco che prova a fare la squadra è un gioco sì, di possesso, ed è un gioco che si può paragonare chissà alle squadre spagnole. Anche è vero che noi in Italia, sia in Serie A e anche in Serie B, quando vediamo una squadra che riesce a fare 10 passaggi di seguito, ci sembra che stia giocando benissimo. Quindi è anche una cultura diversa, secondo me. La cultura nostra italiana è quella soprattutto di distruggere e non di creare. In Spagna forse al contrario, cercano prima di creare e poi di distruggere. Quindi io credo che in questo momento qua il Verona è una squadra che prova a vincere giocando a calcio. Non è sempre facile, già non è facile vincere quando sei favorito, perché secondo me è un'arma sempre a doppio taglio, quando tutti ti danno favorito diventa poi difficile, perché comunque devi sempre vincere. Il gioco può essere simile, però sicuramente non basta solamente quello, bisogna accompagnarlo anche con altre caratteristiche. Credo che comunque questo sia un progetto, tra virgolette, partito da pochi mesi. Devo dire che io la prima partita che ho visto della squadra è stata a Salerno, ed è stato veramente un bel vedere, una squadra che ha giocato bene, ha avuto delle difficoltà, ma le difficoltà le avremo anche sabato con l'Avellino, dove sicuramente verrà una squadra dove saranno 9 giocatori dietro la linea della palla a difendersi. Quindi le difficoltà ci saranno sempre. Bisogna essere bravi a cercare di venirne fuori ogni partita. Fabio Picchia ha indicato in te, mi si diceva prima, un collega, un leader per lo spogliatoio, per questioni appunto di quello che è il tuo pedigree di giocatore. Invece ti chiedo, Fabio Becchi è un allenatore che come esperienza da tecnico in capo, tecnico capo è agli inizi più o meno. Hai avuto grandissimi allenatori nel corso della tua carriera. C'è il suo modo di operare, di intervenire sul senso tattico, anche nel senso psicologico. Chi ti ricorda o quali sono le caratteristiche che ti hanno più colpito in questi primi giorni di lavoro? Ma il mister chiede tantissima intensità tutti i giorni, e credo che questo sia la chiave per raggiungere gli obiettivi. Poi il mister, credo che ogni mister ti dà qualcosa di diverso rispetto a un altro.
ripeto, oltre all'intensità comunque c'è, si vede che ha avuto la possibilità di lavorare e di collaborare con un allenatore importante come Benitez, perché comunque sono stati credo 2 o 3 anni, adesso non so di preciso, 3 anni, comunque lavorare di fianco a un allenatore che ha vinto la Champions, ha vinto l'Europa League, ha vinto comunque campionati importanti in paesi diversi, vuoi o non vuoi, è qualcosa ti insegna, quindi si vede che comunque è un allenatore che ha idee superiori alla media.